Lettrici e lettori di Gialla Cucina, intanto buon anno, quindi siamo già nel 2020 e questa è la mia prima recensione di quest'anno. E la dedico questa recensione, quindi praticamente un libro che ho finito ieri sera, Il Palazzo delle Lacrime, Il Palazzo delle Lacrime di Paolo Grugni di Laurana Editore. Ve lo faccio vedere in ebook. L'autore è Paolo Grugni. Voi dice, magari mi dite chi è Paolo Grugni? Paolo Grugni, che comunque è un autore italiano che vive a Berlino. Cosa parliamo? Martin Kraus è un maggiore della Stasi, della sede dell'HVA. Lui vive nel Berlino Est, quindi l'anno 1976. E viene incaricato di indagare su una morte di una ragazza. Proprio trovata a Berlino Est con le palpebre tolte, quindi con lo sguardo ancora aperto e carico di terrore. Lui si metterà, perché è stato chiesto dal suo superiore di indagare, si troverà in una situazione in cui, insomma, alla fine, dopo questo primo omicidio, ne succede un altro e si trova un pochino in imbarazzo in quanto comincia a professarsi l'idea che ci sia un serial killer a Berlino Est, un serial killer che è una cosa più americana che è, diciamo, tedesca, soprattutto in quegli anni, soprattutto nella Berlino Est. Lui dovrà praticamente indagare con tutti i risvolti che ci possono essere, quindi politici, di spionaggio e tutto il resto. Non sarà facile, è un libro che comunque è lungo, ma vi posso garantire che è veramente bellissimo. Io voglio spendere due parole anche su questo autore, questo scrittore, non diciamo autore, uno scrittore, Paolo Grugni, che a mio avviso potrebbe avere più successo di quello che in questo momento gli si dà. Cioè, insomma, Paolo Grugni ci porta in Berlino Est a più di 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, quindi nel 76, addirittura in piena guerra fredda, lui descrive benissimo e in modo fantastico che cosa succede in questa Berlino Est, che cosa succede nella Berlino Ovest, quindi c'è capitalismo da una parte nell'Ovest e socialismo nell'Est, insomma, fa uno specchio di quello che forse noi abbiamo dimenticato, perché comunque io ho 43 anni, l'ho vissuta poco. Ma per alcuni più vecchi di me si ricordano bene che cosa voleva dire questa frattura di una città. È un romanzo che io vi consiglio di leggerlo quasi tutto d'un fiato, perché chiaramente si presta a essere letto tutto d'un fiato. È un romanzo veramente carico, veramente, insomma, Grugni è veramente bravissimo, secondo me, a riportare in un tema vecchio e forse troppo dimenticato. Ti posso dire che, insomma, è un qualcosa che ti colpisce dietro, un pugno nello stomaco, questo romanzo qua. E come io, diciamo, faccio sempre, e insomma 2020 lo faccio anche oggi, voglio lasciarvi una canzone. E dato che so che Paolo Grugni è amante dei Beatles, direi di mettere un Come Together come colonna sonora. Ciao a tutti e alla prossima recensione. Ciao!